Ciao a tutti! Vi va di preparare assieme delle frappe colorate? Ultimamente va molto di moda fare le frappe colorate, solo che in genere vengono utilizzati coloranti, diciamo, artificiali. Io ho pensato di farle con una colorazione invece che fosse naturale. Gli ingredienti che ci occorreranno sono pochissimi. Occorrono 250 g di farina, due uova, due dita di succo di melograno, la scorza di un limone non trattato, un cucchiaino di strutto. Ovviamente ci occorrerà dell'olio per friggere e se non avete il succo di melograno, io ho utilizzato quello appena premuto, potete utilizzare anche degli altri succhi che sono in commercio, il succo di melograno che è in vendita o succhi ai frutti rossi che sono sicuramente buonissimi. Bene, io comincio a inserire nella mia planetaria o se preferite anche facendo la fontana ad impastare i miei ingredienti. Ed eccolo qua, il mio bel impasto. Ha un colore tra il rosso ed il rosa, è anche molto profumato. Ora sarà necessario farlo riposare. Io lo metterò in un contenitore chiuso e lo farò riposare in frigo per almeno un'ora. Trascorsa un'ora, ho trasferito il mio impasto sul piano di lavoro. Lo dividerò più o meno in quattro parti, in questo modo. Le infarinerò un pochino, dopodiché ho già applicato alla mia planetaria la nonna papera. In questa maniera, in maniera molto veloce, potrò stendere la sfoglia. Mi raccomando, stendete la sfoglia sottilissima, sottilissima perché quando poi passeremo a friggere le nostre frappe, più saranno sottili, più le frappe saranno croccanti. Io sto cominciando a fare la mia sfoglia, come vedete, intanto vi faccio vedere il colore che è veramente, veramente molto bello. È un colore allegro, adatto a San Valentino in fondo, no? Ed ecco la mia prima parte di impasto lavorata. Come vedete, è veramente, veramente sottilissima. Io vi consiglio, come dicevo prima, di arrivare fino all'ultimo dei numeri della vostra nonna papera. Potete stendere una volta che avete terminato sul piano di lavoro in maniera tale che l'impasto si essicchi un pochino. Ho pensato di dare una forma un po' particolare alle mie frappe. Vi servirà una rondellina come questa. Le potete tagliare in questo modo, in maniera molto semplice. Ecco qui. Eccone una. Dopodiché ho pensato di operarle con dei cuoricini, in maniera tale che all'interno riescano a friggere bene, ma in alcuni casi si procede a tagliarle. Io invece ho deciso di operarle in questo modo, in maniera tale che assumano questo aspetto, un po' come le carte da gioco. Carine, vero? Ma non è necessario farle così. Se volete, potete anche farle nel modo più classico, e cioè tagliandole normalmente, magari in questo modo, il modo più semplice in assoluto, e così potrete friggerle tranquillamente esattamente come nell'altro. Questo era un modo un po' più simpatico ed originale, ma potete decidere voi come sia meglio. Nell'attesa ho portato a temperatura l'olio per poter cominciare a friggere. Per accertarmi che la temperatura fosse giusta, ho cominciato col friggere i cuoricini che sono, diciamo, avanzati dalla lavorazione. Guardate come sono carini delle mini frappe. Adesso l'olio e la temperatura giusta,
Quindi posso cominciare a immergere la mia prima frappa. Ci vorrà veramente pochissimo, si comincia già a gonfiare ed è molto molto bello da vedere. Mi dispiace che non posso inquadrare all'interno della friggitrice perché sarebbe un po' rischioso. Friggitrice, il mio pentolino che sto friggendo. Mi raccomando, giratela se potete la frappa in maniera tale che si cuocia in maniera uniforme e diciamo in tempo reale. Eccone già una pronta. Utilizzerò una pinza per farvela vedere, cercando di non fare dei guai. Ed eccola qui, molto 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 carina. Proseguirò con le altre facendola riposare nella mia carta assorbente e al lavoro terminato vi farò vedere quante sono le frappe che siamo riusciti ad ottenere. Le farò anche nella forma tradizionale, quella almeno che si fa qui nel Lazio o a casa mia. Vi faccio vedere anche quelle nella forma, diciamo, classica, non male, vero? Hanno sicuramente un bel colore. Ecco qui, ci vuole magari meno tempo per farle. Questa si è anche un po' bruciacchiata troppo. Ed ecco fatto, il mio lavoro è terminato. Queste sono le mie frappe nella forma tradizionale più semplice e queste sono le mie frappe con i cuori. Ora ho dimenticato di dirvi che è necessario un quantitativo di circa 50 grammi di zucchero al velo semolato, possibilmente vanigliato. Scusate, zucchero al velo vanigliato. In maniera tale che possiate spolverare per bene le vostre frappe e servirle a chiamate. Ecco qua, il lavoro è completato. Più tardi darò la ricetta completa come al solito con le relative foto. Vi saluto, un abbraccio a tutti e un bacio da In Cucina con il Cuore.